da approvare è un provvedimento in grado di fornire gli strumenti idonei a tutte quelle famiglie che vivono situazioni difficili e tormentate. Non dobbiamo correre il rischio di rinchiudere la famiglia all'interno di un modello vecchio e tradizionale, mettendola in crisi, rendendola marginale e privandola della possibilità di essere accolta dalle nuove generazioni. Al contrario, il valore della famiglia deve essere colto nelle sue più ampie trasformazioni e le caratteristiche che la famiglia italiana ha oggi acquisito devono diventare un valore, una risorsa per la legislazione di questo Paese. Signora Presidente, onorevoli colleghi, come detto, ci accingiamo a varare definitivamente una legge storica che segna il passaggio definitivo dell'Italia da paese arretrato e paralizzato sui temi etici a paese finalmente maturo, in grado di affrontare senza infingimenti e ipocrisie questioni che gli italiani vivono sulla loro pelle più di quanto pensiamo o siamo in grado di immaginare. Per questi motivi il gruppo di Forza Italia voterà a favore di questo provvedimento, pur lasciando libertà di coscienza ai parlamentari per rispetto alle diverse sensibilità presenti nel nostro gruppo. Grazie. Grazie onorevole D'Alessandro. È iscritto a parlare il deputato Bonafede. Prego, ne ha facoltà. Grazie Presidente. A distanza di quasi un anno da quando la proposta sul cosiddetto divorzio breve è arrivata alla Camera per la prima lettura, oggi arriva per la terza lettura e dico subito che siamo soddisfatti perché quella che oggi diventerà la legge sul divorzio breve conserva i tratti salienti più importanti che erano della proposta del Movimento 5 Stelle. Faccio riferimento in particolare alla durata di 6 mesi dalla separazione al divorzio in caso di consensuale, che non era termine che non era previsto in nessuna delle proposte della maggioranza. Tuttavia, approfitterò dell'analisi dell'iter di questa proposta di legge per sollevare qualche spunto di riflessione che secondo me va sottolineato su quello che dovrebbe e potrebbe fare questo Parlamento. Sono orgoglioso oggi di aver lavorato ad una proposta di legge che oggi diventerà probabilmente legge. Questa è l'ambizione più alta che dovrebbe avere qualsiasi parlamentare seduto qui, quella di fare una proposta, di seguirla durante tutto l'iter parlamentare, di valutare le critiche in un confronto con le altre forze politiche e cercare di migliorare quella legge che poi diventerà nel suo esito finale finalmente legge. Se così fosse, se fossimo tutti più concentrati nella realizzazione di quell'ambizioso percorso, il Parlamento funzionerebbe meglio e sicuramente oggi acquisterebbe maggiore dignità. Purtroppo però quell'ambizione non è condivisa dai partiti e spesso dai singoli parlamentari, non è condivisa certamente da una delle firmatarie della proposta di legge originaria, la ex deputata Alessandra Moretti, che dopo essere stata addirittura relatrice in prima lettura della proposta di legge, ha trovato il tempo e il modo di allontanarsi, abbandonare il lavoro che aveva iniziato e darsi a mirabilanti promesse su quello che avrebbe fatto in Europa. Salvo poi, una volta eletta in Europa, abbandonare anche quel lavoro, ammesso che lì abbia avuto il tempo di iniziarlo, e darsi a mirabilanti promesse su quello che vorrebbe fare in Veneto. Tra queste, ovviamente, di fronte alla proposta del nostro candidato Jacopo Berti di tagliarsi lo stipendio, la ex collega Alessandra Moretti invece ha immediatamente chiarito che non rientra nelle mirabilanti promesse e che non intende tagliarsi lo stipendio, anzi ha dato ai colleghi del Movimento 5 Stelle dei pagliacci. Beh, sono orgoglioso di essere uno di quei pagliacci che si taglia però lo stipendio. Tornando al contenuto della proposta di legge e abbandonando la figura nuova che non è più del saltimbanco ma è del saltapoltrona, parliamo della proposta di legge che oggi diventa legge e che certamente nella lettura al Senato ha avuto qualche miglioramento, come la disposizione transitoria che la rende applicabile immediatamente anche ai procedimenti in corso.
Devo dire che in qualche punto è stata peggiorata. Oggi i 6 mesi o l'anno di tempo tra la separazione e il divorzio decorrono dalla prima comparizione davanti al Presidente. Questo rischia di allungare un po' i tempi, ma nonostante questo, considerando che la proposta stava per arenarsi al Senato, possiamo ritenerci soddisfatti e certamente non ostacola il voto positivo rispetto a una legge che, ribadisco, conserva i tratti salienti della proposta di legge del Movimento 5 Stelle. C'è un fatto che voglio sottolineare. Questa legge migliora senza dubbio la situazione che fino ad oggi è vigente perché abbrevia i termini, quindi migliora la situazione processuale in cui i coniugi si trovano. Una volta preso atto del fallimento del loro progetto di coppia, si trovano finalmente lì, ma hanno una volta che sono riusciti a trovare una soluzione, anche consensuale, sono comunque davanti a un giudice. Questo è un atteggiamento serio dello Stato, che si prende cura dei propri cittadini anche in un momento di crisi importante e garantisce, mediante la presenza di un giudice, che nessuno dei due coniugi possa prevaricare sull'altro in assenza, per esempio, di avvocati. È quello che purtroppo non è stato fatto dal governo in occasione del cosiddetto divorzio dal sindaco, quello che prevede che lo Stato abbandoni totalmente i coniugi, dandogli la possibilità di andare senza avvocato da un soggetto totalmente incompetente in materia, quale il sindaco, e quindi dando spazio ad ipotesi in cui, per esempio, un marito violento può anche prevaricare sulla moglie in un momento molto delicato, quale quello della definizione dei termini della separazione o del divorzio. Vedete, questo è importante, perché quando c'è una proposta di legge che seriamente percorre tutto l'iter parlamentare, spesso diventa una buona proposta di legge. Quando invece c'è il solito decreto del governo finalizzato a qualche slide, quasi sempre esce fuori un pasticcio che è destinato soltanto ad andare in pasto per 2 serate al massimo in qualche talk show. Aggiungo una cosa importante. Qui dentro chiunque abbia fatto riferimento ai figli e al documento che ne potrebbero trarre per il fatto che è abbreviato il termine sta soltanto subdolamente strumentalizzando la figura e l'immagine dei figli per portare avanti un'argomentazione politica che è priva di qualsiasi fondamento. Abbreviare i termini tra la separazione e il divorzio non incide in alcun modo sui figli né tantomeno sulle garanzie che, grazie alla presenza del giudice, vengono ancora assicurate alla tutela dei figli. Questa oggi io ho rivendicato l'importanza che ha avuto il Movimento 5 Stelle e qui sollevo ancora una volta una riflessione di carattere più generale. Ho rivendicato l'importanza che ha avuto il Movimento 5 Stelle nell'approvazione di questa legge, ma non mi sognerei mai di dire che questa è una legge del Movimento 5 Stelle e nessuno dovrebbe dire che è di qualche altro partito. Questa oggi è una legge, una delle poche peraltro, che è approvata dal Parlamento italiano e non possiamo che andarne orgogliosi. Ora, in occasione di questa legge, il Parlamento italiano ha dimostrato che le forze politiche che lo compongono possono confrontarsi serenamente ed arrivare anche ad un buon risultato. Io l'anno scorso, quasi un anno fa, in occasione della prima lettura, in sede di dichiarazione di voto, dissi che forse questo Parlamento avrebbe potuto lavorare meglio se solo il PD avesse smesso di dire di no a tutte le proposte del Movimento 5 Stelle, a prescindere dal contenuto, soltanto perché erano proposte del Movimento 5 Stelle. Avevo detto che il Parlamento avrebbe funzionato meglio se il PD avesse smesso di congelare non i voti, che non vuol dire esattamente nulla, ma se avesse smesso di congelare quel meraviglioso dibattito parlamentare che è fondamentale per la sopravvivenza della democrazia di questo Paese. A distanza di
quasi un anno, non posso che fare un bilancio negativo in tal senso, perché il Parlamento si è mosso in senso contrario, verso una sua costante mortificazione ad opera di un personaggio che è Presidente del Consiglio non eletto da nessuno, ha ritenuto di poter addirittura cambiare o proporre di cambiare la Costituzione alla legge, o la legge elettorale, quando non da solo, con l'aiuto di condannati per frode fiscale. Un Parlamento che ad oggi vede uno dei suoi momenti più bassi nel fatto che addirittura la maggioranza non tollera più nemmeno la propria minoranza interna. E vi dico che nel momento in cui un Presidente del Consiglio ritiene che 10 elementi di una commissione siano da spostare per poter approvare la sua linea, vuol dire che sta smettendo di ritenere che i parlamentari siano soggetti pensanti e li ritiene soltanto pedine di un suo disegno. Allora, nella speranza che la proposta di legge sul divorzio breve, che oggi finalmente e probabilmente diventerà legge, sia da lezione a tutto il Parlamento su cosa dovrebbe e potrebbe fare questo Parlamento, io dichiaro il voto favorevole del Movimento 5 Grazie, Stelle. Grazie onorevole Bonafede. Intanto salutiamo gli studenti e le studentesse del liceo scuola superiore di Silandro in provincia di Bolzano che stanno assistendo ai nostri lavori dalle tribune. Ora è scritta a parlare per dichiarazione di voto la deputata Michela Marzano. Prego, ne ha facoltà. Grazie signora Presidente, colleghe, colleghi, rappresentanti del Governo. Finalmente ci siamo. Oggi, anche in Italia, i tempi per ottenere il divorzio si accorciano notevolmente e votiamo oggi una norma per la quale sono stati necessari ben 12 anni, visto che nel 2003 che fu presentato per la prima volta un progetto di legge per arrivare al divorzio breve. Certo, le cose si sarebbero potute fare meglio e adeguare ad esempio la